Molti di voi, molti, forse qualcuno non lo sa, ma molti di voi sanno cos'è il fai, fai. Fai è un imperativo, un vocativo, è fai, fai. Beh, è anche qualcosa di più che un semplice verbo che indica la necessità, l'impulso del fare. È il fondo per l'ambiente italiano, fondato da una mia grande amica, da qualche tempo perduta, Giulia Maria Crespi, che ebbe l'intuizione di farsi affidare da privati ville e castelli, il castello di Avio, per esempio, o la bellissima Villa dei Vescovi nei Colli Euganei, perché poi il fondo per l'ambiente italiano, trovasse i danari attraverso banche, fondazioni culturali per restaurare quei beni e farli diventare poi beni di tutti, quindi un'operazione importantissima, rendere pubblico il privato, San Fruttuoso, dei luoghi mitici. Io sono sempre stato vicino al FAI, mi ricordo la Colimbetra che inaugurammo insieme, la parte più bella della Valle dei Templi d'Agrigento. Oggi il FAI è così ampio che ha delle succursali di volontari, FAI giovani. I giovani sentono fortemente il loro impegno nel sostenere l'impresa come volontari e anche come guide per i beni che il FAI rende pubblici, mette a disposizione di chiunque. E allora voglio ringraziare il FAI Giovani di Mestre, il FAI Giovane di Trebaseleghe, il FAI Giovane di Giovani di Martellago, il FAI Giovani di Mogliano e poi il FAI Giovani di Possagno, il FAI Giovani di Bassano, il FAI Giovani di Cartigliano, il FAI Giovani di Scorsè. Insomma, tutte queste associazioni spontanee, questi gruppi di amici del FAI, del Fondo Ambiente Italiano, presieduto dall'amico archeologo Carandini e con vicepresidente Marco Magnifico, quindi un'istituzione formidabile che io ho sempre sentito come la più importante per la conservazione del patrimonio artistico italiano. Tanto immaginare un dipartimento del Ministero che un giorno, se mi toccasse di essere ministro, vorrò far diventare il FAI. Voglio ringraziarli perché il FAI di Trebaseleghe, il FAI di Martellago, il FAI di Mogliano, il FAI di Mestre, il FAI di Mestre, il FAI di Mestre perché hanno segnalato per il concorso Volotea 4 Veneto, un concorso in cui questa società di aerei, questa Volotea come l'Alitalia, ma di un'azienda straniera, una compagnia aerea, Volotea, che immagina di arrivare nel Veneto e arrivati nel Veneto indica quattro siti da vedere, tutti bellissimi, e i più belli, scelti in maniera molto sofisticata, e chiede di votare perché un finanziamento di 90.000 euro possa andare per il restauro di una delle istituzioni, di uno dei monumenti indicati. Allora, gli amici del FAI Giovani di Mestre, di Trebaseleghe, di Martellago hanno suggerito a chi li ascolta, io li ringrazio, di votare per la Gipsoteca Antonio Canova di Possagno, istituzione straordinaria con una raccolta meravigliosa, il monumento incomparabilmente più significativo fra quelli proposti, non perché gli altri non lo siano altrettanto, ma perché è proprio Canova l'ultimo grande artista occidentale, il suo museo in questa piccola comunità di Possagno che ha poco denaro, io presiedo quella fondazione, perché quel luogo possa avere qualche sussidio in più e si possa preparare meglio, per questo ringrazio gli amici del FAI Giovani, di Trebaseleghe, di Mestre, di Martellago, di Montecchio Maggiore e di tanti luoghi, anche di Montecchio Precalcino, per avere suggerito di votare
la Gipsoteca di Possagno. Vi ringrazio, cari amici del Fai Giovani, vi ringrazio tutti. E non ho visto fra il gruppo di giovani del Fai quelli di Venezia, ma evidentemente sono ristratti, mi pare che siano 13, quindi un numero inquietante. E, ecco, mi auguro che anche quei 13 vogliano indicare la loro preferenza, il loro voto per Volotea 4 Veneto, con l'indicazione della Gipsoteca di Possagno. Grazie agli amici del FAI, grazie a Marco Magnifico, grazie ai giovani di questa bellissima istituzione, grazie, grazie soprattutto agli amici di Tre Baseliche, grazie, grazie amici del FAI, grazie.